Comunico che sono state presentate questioni pregiudiziali. Ha facoltà di parlare la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP1 testo 2. Prego, senatrice. Sì, grazie Presidente. Ora andiamo qui ad affrontare questa tematica riguardante il decreto legge che prevede queste misure per rendere obbligatorio in capo ai genitori di sottoporre i propri figli a vaccinazione. Noi riteniamo che vi siano delle questioni, sia in fatto che in diritto, che fanno dubitare che si sia scelto uno strumento costituzionalmente corretto per il caso di specie, nonché dubitiamo anche che le previsioni contenute nel decreto legge siano conformi a Costituzione. In primis dobbiamo rilevare che qui è stato utilizzato il sistema della decretazione d'urgenza, quindi a ritenere che vi sono sicuramente che ritengono che ci siano delle questioni urgenti affinché si debba emanare un decreto legge. Ora, lo stesso Presidente del Consiglio ha ritenuto e ha sostenuto che nel corso degli anni la mancanza di misure appropriate, il diffondersi soprattutto negli ultimi mesi anche di comportamenti e teorie antiscientifiche hanno provocato un abbassamento dei livelli di protezione vaccinale. Questo è quello che sostiene il Presidente del Consiglio. Ma in sé egli stesso non riconosce che non vi sia un'emergenza sanitaria. L'allarmismo che è stato indotto poi dal Ministro della Salute è questo che riteniamo dire anche con un comportamento grave dal punto di vista sia istituzionale che dal punto di vista sociale, ovvero ritenere che vi sia una forma di epidemia, non ha trovato nessuna conferma neppure nei dati che sono stati riferiti dallo stesso medesimo Ministero della Salute. Se noi guardiamo effettivamente uno degli ultimi bollettini, quello aggiornato al 23 maggio, si registra addirittura un andamento decrescente dei casi, visto che si parla in particolare del morbillo, già dal mese di aprile e oggi per certi versi la stessa situazione è assolutamente migliorata rispetto ai dati di gennaio. Quindi non si può assolutamente affermare che allo stato attuale vi sia una emergenza sanitaria, un'emergenza che debba e che legittimi l'imposizione di un obbligo di vaccinazione come contenuto in un decreto legge. E non si vede quali possono essere altrimenti i requisiti quindi di necessità e di urgenza. Se ci sono delle valutazioni che sono state fatte, come ha sostenuto il Ministro Lorenzin, in base a qualcosa per cui la percentuale di vaccinati sia troppo bassa rispetto a chissà quali requisiti, allora che venga valutata eventualmente in un disegno di legge, non certo in un decreto legge che impone tempistiche e modalità, soprattutto in una tematica come questa, che sono assolutamente non conformi con quello che deve essere uno studio serio, soppesato e equilibrato su una materia come questa. Quindi soccorre qui certamente ricordare che un decreto legge come questo ha alimentato una discussione fuori da quest'Aula enorme, una discussione che ha messo in dubbio la stessa utilizzabilità, gli stessi vaccini, che noi riteniamo che comunque il vaccino sia comunque una conquista di civiltà. Vi sono state delle epidemie sul serio che sono state vinte, delle malattie che sono state vinte grazie a dei vaccini, ma l'allarme che voi avete creato, il provvedimento con questo imponendo l'obbligatorietà della vaccinazione, avete smosso un mondo e che questo vi si ritorcerà sicuramente contro. Però ritornando alla questione che noi vogliamo sostenere qui sulla una questione di costituzionalità, noi vediamo che nel decreto è previsto addirittura che i bambini fino a 6 anni non possono nemmeno essere iscritti all'asilo e alla scuola materna se non sono state effettuate tutte le vaccinazioni previste. Dopodiché prevede, nel caso in cui non si rispetti l'obbligo vaccinale, addirittura delle sanzioni che sono state anche ridotte rispetto a quello che era l'originaria previsione. Ma noi riteniamo che comunque sussista qui nel caso veramente una discriminazione e una disparità anche di trattamento. Se è vero, come voi ritenete, che l'obbligo vaccinale sia un obbligo che rispetti i requisiti di emergenza sanitaria e di emergenza vaccinale, allora perché distinguere
fra i bambini in età prescolare e quelli in età scolare. Se è vero che vi è una emergenza, l'emergenza dovrebbe superare anche l'obbligatorietà della scuola. Oppure voi questa l'avete fatta, questa norma, semplicemente per contemperare in qualche modo questi interessi. Da una parte quello che voi volete, che volete imporre un obbligo di vaccinazione, dall'altra parte l'obbligo che c'è per i genitori di mandare i figli a scuola. Ma si ripete, se c'è l'emergenza, l'emergenza supera. Se c'è un'emergenza, allora è vero che uno non dovrebbe andare più nemmeno a scuola se non vaccinato, se è vero che c'è l'emergenza. Ma l'emergenza, l'abbiamo detto, non c'è. Poi per quanto riguarda la previsione che prevede delle sanzioni di tipo economico nel caso in cui non si ottemperi all'obbligo di vaccinazione. Ora, colleghi, avere anche ridotto le sanzioni che arrivavano addirittura a 7.500 euro, a 3.500 euro, comunque stiamo parlando di somme che va bene che c'è da un minimo a un massimo, ma stiamo creando una discriminazione per censo in base proprio a quella che è la previsione delle sanzioni pecuniarie. Ovvero sia, nel caso di un genitore abbiente, per certi versi può permettersi di violare l'obbligo della vaccinazione, perché sa che potrebbe eventualmente ovviarvi pagando delle somme di denaro a titolo di sanzione. E infatti, originariamente avevate addirittura prevista la decadenza della responsabilità genitoriale o comunque delle previsioni che vengono a incidere su quella che una volta si chiamava la patria potestà. Che è gravissimo avere previsto un tipo di sanzione come questa in modo automatico in relazione al venir meno di quello che volevate prevedere, quindi un obbligo quindi di vaccinazione urbi et orbi. Ma vi siete forse resi conto, anche in base a quelle che sono state le contestazioni che abbiamo anche noi stessi sollevato, ma prevedere addirittura una decadenza o delle ipotesi comunque vengono a incidere su quella che è la responsabilità genitoriale per un obbligo vaccinale e ciò di quanto possa essere più fuori da quella che è l'ottica del nostro ordinamento, perché automatismi del genere non possono, non devono essere previsti. Però allora, togliendo questo tipo di sanzione, resta solo la sanzione economica e pecuniaria. E come abbiamo detto, la sanzione economico-pecuniaria crea una disparità di trattamento. Ovvero, per il genitore non abbiente, è ovvio che lo spettro della sanzione gli imporrà delle condotte diverse da quello che potrebbe essere di genitori molto più abbienti, i quali possono anche affrontare una sorta di rischio. Poi non possiamo non tacere comunque una piccola digressione su quello che è il contenuto della norma. Andiamo ad imporre delle vaccinazioni con un numero veramente cospicuo, sono delle dosi che vengono somministrate a dei bambini senza nessuna possibilità anche di fare una diagnostica pre-vaccinale in modo di evitare oppure di verificare quali possono essere le eventuali reazioni avverse. E poi dovremo vedere nella pratica come ciò verrà anche realizzato, perché nel momento in cui viene posto l'obbligo di fare la vaccinazione e nel momento in cui magari verrà sottoposto al genitore la firma di qualche modulo nel quale egli esonera di responsabilità gli enti o chi o i medici che effettuano la somministrazione, vorrei vedere se in quel caso, nel caso in cui il genitore decidesse sì di sottoporre a vaccinazione ma non di firmare quel modulo, quindi riversando la responsabilità in capo a chi sta facendo la vaccinazione, allora lì sarà un conflitto che vorremmo ben vedere che sorti e quale potrebbe essere un eventuale esito. Comunque ci troviamo di fronte sicuramente a questioni come sempre complesse, complesse perché si sta parlando dei rapporti fra la scienza, fra l'etica, fra il diritto. Ma signori, imporre una condotta, prevedere l'obbligatorietà di una condotta come in questo caso in campo sanitario deve essere fatta con grande equilibrio e con grande prudenza. La coercizione deve essere legittimata e motivata da valide ragioni. Noi riteniamo che la soluzione possa essere solo quella che passa attraverso una facoltatività e la possibilità di sottoporre un obbligo vaccinale, lasciando la libertà degli scelte degli individui
quando esattamente informati. Quello che sta accadendo, come è stata adottata anche dalla regione in cui provengo, il Veneto, e che ha sortito sempre e degli ottimi risultati. Comunque, per le ragioni quindi che abbiamo sopraesposto, chiediamo che di deliberarsi di non procedere all'esame del disegno di legge in questione. Grazie.